Sera. Amici telespettatori, vi saluto cordialmente e questa sera vogliamo prendere in considerazione una norma fondamentale della Carta Costituzionale. Come noi sappiamo, il principio fondamentale della Costituzione italiana è che la Repubblica italiana è basata sul lavoro. E allora vogliamo vedere in che senso interpreta questa norma la Banca d'Italia, perché la Banca d'Italia, nella risposta che ha dato davanti alla Corte d'Appello di Roma, nel procedimento in causa, rispondendo ai nostri argomenti, ha detto la titolarità della proprietà della moneta della Banca d'Italia risulta in modo pacifico e incontrovertibile dalle norme del testo unico 204-910, che le riservano la facoltà di emettere biglietti di banca o altri equivalenti pagabili a vista, addossandole, badate bene, le spese di fabbricazione e assoggettando la relativa emissione al pagamento dell'imposta di bollo. E allora, che cosa dice praticamente la Banca d'Italia? Andando contro e rimangiando quello che aveva detto già nella risposta scritta in atti parlamentari, che la Banca d'Italia non è proprietaria della moneta, qui si rimangia tutto e dice no, io sono proprietario perché lo dice la legge 204 del 1910, che la Banca d'Italia è proprietaria perché ha il potere di emettere moneta. Precisiamo subito che la legge 204 del 1910 non una volta usa l'espressione proprietà della moneta, parla solamente di emissione monetaria, che è una cosa completamente diversa. Ma vediamo che cosa succede se si va a interpretare la legge del 1910 nel senso proposto dalla Banca d'Italia. Allora noi partiamo da un ragionamento molto semplice. Il potere d'acquisto della moneta è data dalla esistenza delle merci, dei servizi che stanno sul mercato, cioè questi prodotti sono il risultato dell'attività lavorativa dei cittadini italiani. Quindi, se non vi fossero le merci, i beni, i servizi prodotti dal lavoro della gente, cioè dei cittadini italiani, la moneta non avrebbe potere d'acquisto, ovviamente, o avrebbe un potere d'acquisto di gran lunga ridotto rispetto a quello che attualmente ha. E allora che cosa avviene? Che quando la Banca d'Italia dice io sono proprietario della moneta, siccome la somma delle unità di misure monetarie esprime una quantità di valore, incorpora una quantità di valore pari a quella dei beni reali, misurati o misurabili, perché il potere d'acquisto è commisurato al valore dei beni che si possono acquistare, allora che cosa avviene? Che quando la Banca d'Italia dice voi lavorate e create i beni e i servizi, però la moneta è mia, è di mia proprietà, qual è il lavoro che fa la Banca d'Italia? Ce lo dice la Banca d'Italia. Io pago la tipografia, le spese tipografiche e pago la tassa di bollo. E quindi, dopo che ha fatto questi due grossi lavori, il governatore della Banca d'Italia si deve asciugare la fronte del sudore perché ha pagato la tassa di bollo che è 2 per 1000 e poi ha pagato la tipografia. Come la paga? Non è che paga con denaro prodotto dal suo lavoro, no, perché siccome è con la carta stampata dalla tipografia che si paga sia la tipografia sia la tassa di bollo, quindi la Banca d'Italia non fa altro sforzo lavorativo che quello di prendere la carta stampata, o per meglio dire, dare ordine di prendere, far prendere la carta stampata per pagare la tassa di bollo e le spese tipografiche. Quindi il lavoro per cui gronda sudore la Banca d'Italia e per questo sudore pretende il 200% del valore della moneta all'atto dell'emissione, perché questa moneta che dovrebbe essere di proprietà dei cittadini, perché chi crea il potere d'acquisto sono i cittadini, non è la Banca d'Italia. E allora la Banca d'Italia praticamente che cosa fa? Quindi per la Banca d'Italia la Repubblica Italiana si fonda sull'usura. Sull'usura, giustamente. C'è una. La grande usura. E allora questo dobbiamo capire, che quando si dice che oggi la Repubblica Italiana è fondata sul lavoro, la Banca d'Italia ci ha detto in atti no, non è vero che è fondata sul lavoro, perché è basata sull'usura. Intendiamoci, il lavoro della Banca d'Italia ce l'ha detto lei, qual è?
pagare le spese tipografiche e pagare la tassa di bollo, perché altri lavori non fa la Banca d'Italia. Potrà dare qualche piccolo indirizzo contabile, ma poi la differenza tra costo tipografico e valore del nominale della moneta in tasca a chi va? Siccome abbiamo dimostrato che la Banca d'Italia è una società privata, va a finire in tasca agli azionisti che formano il gruppo la collegialità dei partecipanti alle assemblee della Banca d'Italia. E allora questa formula ci fa capire che è inutile che noi perdiamo tempo a argomenti di dettaglio. Oggi, se noi vogliamo sopravvivere in modo decente e non vogliamo essere presi dall'angoscia del suicidio, il Tempo di ieri riportava la notizia che 3 industriali giapponesi si sono suicidati per l'angoscia dell'insolvenza. Ora, questa angoscia non è quindi che esiste solo in Italia, la gente che si suicida per i debiti ormai sta in tutto il mondo. Con la globalizzazione noi abbiamo avuto ormai un piano per espropriare e indebitare sistematicamente tutti i popoli del mondo, per cui tutti i popoli del mondo, più avanti si va, più saranno attanagliati dall'angoscia che li mette di fronte alla scelta o il suicidio o la disperazione. E naturalmente questo ci fa capire che la Costituzione italiana, laddove recita che la Repubblica italiana è fondata sul lavoro, deve essere corretta o la Costituzione o il comportamento della Banca d'Italia. Pronto? 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 C'è. L'ha fatto cadere. Pronto? No, deve riprendere quella. Pronto? Sì, pronto. Non sento. Pronto? Pronto, deve sentire alla televisione la risposta, non al telefono. Pronto? No, non è caduta. No, non è caduta, pronto? È caduta adesso. Adesso sì. Bene. Io voglio sottolineare la gravità del comportamento processuale della Banca d'Italia, perché in primo grado ha riconosciuto, oltre ad averlo riconosciuto in sede amministrativa nelle risposte scritte in sede parlamentare, di non essere proprietaria della moneta. Successivamente, in grado di appello, ha dichiarato di esserlo. Ora, perché questo cambiamento incredibile e totale di comportamento è legato al rischio che si è poi visto nella bicamerale, quello dell'indipendenza e dell'autonomia della Banca d'Italia? È chiaro che nel momento in cui si veniva a dire e a riconoscere fondata la posizione che noi sostenevamo della proprietà della moneta, non della Banca d'Italia, ma dei cittadini, loro hanno avuto il terrore di veder riconosciuto questo principio che sconvolge letteralmente... E sono stati costretti a dire la proprietà è nostra. Ora, e poi è importante, alla successiva pagina della risposta data dalla Banca d'Italia, dice l'avvocato avversario: e dunque, indiscutibile evidenza è disposto al medio vigente ben chiara, d'altronde anche all'appellante e agli altri fautori della stravagante teoria della proprietà popolare della moneta, per cui la Banca d'Italia considera stravagante che uno sostenga che la proprietà della moneta sia riconosciuta a chi crea il valore della moneta, cioè a chi col suo lavoro produce beni e servizi che danno alla moneta potere d'acquisto, perché sennò la moneta non avrebbe valore. Quindi io sono stravagante perché voglio dare a chi lavora il valore monetario che è creato come risultato del lavoro. E qui io sono stravagante, non è che è stravagante l'ufficio legale della Banca d'Italia. Per cui quando l'avvocato avversario mi viene a dire ma il professor Ridio è uno che è fuori della logica, perché essere stravaganti vuol dire fuori della logica. E allora questo signore mi deve rispondere, voglio sapere perché la Banca d'Italia pretende di avere il privilegio di fare da parassita sulle spalle di tutti i lavoratori italiani. La grande usura è questa, quella che noi abbiamo agganciato, non è il problema che abbiamo affrontato, non è il problema della piccola usura, ma la grande usura, perché abbiamo detto il padre di ogni usura è la Banca d'Italia, la Banca d'Italia è una società privata. La Banca d'Italia si frega, oltre al capitale, il 200% del capitale all'atto dell'emissione, ci frega il tasso ufficiale di sconto.
E questo l'ha detto un procuratore della Repubblica, non è che l'ha detto uno stravagante come il professor Auriti, ha detto il dottor Bruno Tarquini, il tasso di sconto è il padre di ogni usura. E quando un giornalista gli è andato a domandare ma perché dice che è il padre di ogni usura, e lui ha risposto, beh, quantomeno l'usuraio presta soldi suoi. La Banca d'Italia presta soldi che non sono suoi, perché lo ha dichiarato il Ministero del Tesoro, sentita la Banca d'Italia, come ci ha detto il sottosegretario Vegas nella risposta scritta in atti parlamentari, come ci ha detto il sottosegretario Paci, i due sottosegretari al Ministero del Tesoro ci hanno dato la stessa risposta in questa situazione. Questi, quando hanno sentito che noi dicevamo che la moneta è di proprietà dei cittadini, allora si sono accorti che gli conveniva dire che erano loro i proprietari. E naturalmente, arrivati a questo punto, non è che uno è proprietario perché lo dice la legge, perché la legge 1910, nel 1910 la gente era ancora molto primitiva e ci aveva l'orecchino al naso, come si suol dire, e oggi no, oggi la gente finalmente ha capito, oggi quando si dice la Repubblica Italiana è fondata sul lavoro e lo dice la Carta Costituzionale, che significa questa frase? Questa frase non è letteratura, è l'affermazione di un principio. C'è un valore creato da chi lavora, deve essere riconosciuto e attribuito in proprietà a chi lavora. Chi crea il valore quindi deve essere il padrone di quel valore. E chi crea il valore sia della merce, sia dei servizi, sia della moneta, che è il potere che quindi ha potere d'acquisto perché c'è la gente che ha lavorato e ha prodotto, naturalmente la proprietà va attribuita a chi ha lavorato. Ora, è inutile che qua il governatore viene a dire no perché la Banca d'Italia è proprietaria, perché dice la legge 1910. La legge 1910, quantomeno oggi, è incostituzionale, perché oggi, grazie a Dio, abbiamo una Costituzione in cui la Repubblica Italiana è fondata sul lavoro, e questi invece vogliono avere il diritto di parassitismo, stare tranquillamente alla finestra. La legge, la 210, non parla assolutamente della proprietà della moneta. Lo so, l'ho già detto. Parla del... Ma loro dicono di sì, loro dicono che va interpretata nel senso che è la proprietà è della Banca d'Italia. Per il suo fatto che venga stampata, come se il tipografo diventasse proprietario della nostra carta intestata. No, dei diritti d'autore del libro che sta a stampare. Tutti i diritti d'autore allora dovrebbero essere del tipografo, e dice che sono io che stampo la moneta, che stampo il libro. È la stessa cosa che il ragionamento che fa la Banca d'Italia. Siccome sono io che stampo e emetto, allora io sono il proprietario della moneta e me ne frego. Ormai questa truffa deve essere messa in piazza. Io quando sento il procuratore della Repubblica Colombo, il quale dice la bicamerale è... la base del ricatto, eccetera, e allora io voglio dire al procuratore della Repubblica Colombo, e glielo voglio ufficialmente dare la notizia, noi abbiamo denunciato per truffa, associazione a delinquere, falso in bilancio, usura, istigazione al suicidio il governatore della Banca d'Italia. Ettore Torri, procuratore della Repubblica di Roma, ha detto: professor Ridi, lei ha dimostrato l'elemento materiale del reato, manca il dolo. Il dolo manca fin tanto che non ti ho fatta la denuncia. Dice, ma è stato sempre così. La continuazione del reato è un aggravante, non è un esimente. E allora cominciamo a modificare o il modo di fare della Banca d'Italia, perché la Banca d'Italia si prende la proprietà della moneta non per la legge 910, perché la legge 910 non parla mai di proprietà della moneta, è un termine che non usa, si parla solo di emissione, cioè stampa e distribuzione, o se volete custodia della moneta, ma non proprietà della moneta, non ne parla affatto. In questa situazione, quando noi abbiamo messo in evidenza oltretutto che la proprietà, per l'articolo fondamentale della Carta Costituzionale, mi pare il primo e il secondo, adesso non ricordo, che dice che la Repubblica Italiana è fondata sul lavoro, qua la Banca d'Italia basa sull'usura, perché si frega il lavoro degli altri. Io stampo la carta e mi vado a comprare beni e servizi fatti dal lavoro dei cittadini. Quando io mi approprio quindi della moneta, mi approprio del potere d'acquisto della moneta.
e me ne approprio perché all'atto dell'emissione non è che io accredito questa moneta ai cittadini come dovrebbe essere, ma gliela addebito. Quindi esproprio, indebito i cittadini della loro moneta. E quando con questo sistema io voglio pagare un debito di denaro con denaro, è come se volessi pagare un debito con un altro debito. Non lo posso fare, devo pagare alla fine col prodotto del mio lavoro. Per cui la Banca d'Italia non solo si frega i soldi, non solo carica il costo del denaro del 200%, ma si frega anche il prodotto del lavoro. Tant'è vero che oggi la gente lavora non per un profitto, ma per pagare i debiti, e non riesce a pagare. Come ho detto, quei tre industriali giapponesi si sono suicidati contemporaneamente per lo squilibrio monetario che ormai sta dilagando in tutto il mondo. E come è stato dimostrato dagli scienziati di economia, lo sconvolgimento, lo squasso dell'economia giapponese è stato causato non dalla inflazione ma dalla deflazione, cioè dall'eccesso di rarità monetaria. È come l'anemia. La moneta è come il sangue. La quantità di moneta è proporzionata all'entità del corpo da erorare. Quando io esaspero la rarefazione monetaria, il corpo va in cancrena, si ferma tutto perché non arriva a pagare, l'industriale non può pagare i salari, l'operaio non può pagare i fornitori, non può pagare la luce, non può pagare l'acqua, non può pagare il mangiare, i beni di prima necessità. In questa situazione noi viviamo in tempi di usurocrazia e i politici, è inutile che perdono tempo con le frescacce. Ormai i politici devono capire che devono mettere sotto accusa la banca centrale, e la banca centrale si può mettere sotto accusa solamente con un grande gesto rivoluzionario. Sono tempi maturi per la grande rivoluzione contro la grande usura, perché via di mezzo non ce ne sono più ormai, è inutile che perdiamo tempo. Quando noi dimostriamo che nessuna legge dice di chi è la proprietà della moneta all'atto dell'emissione, e non si può dire che il creditore è che il debitore, allora tutti i crediti mancano di certezza giuridica. Quando manca la certezza, è chiaro che il credito non è più esigibile, fin tanto che non ci dite chi è il proprietario della moneta all'atto dell'emissione, e ce lo dovete dire in modo chiaro. Voglio vedere come fa il governatore e la Banca d'Italia a dire la legge 910 dichiara che noi siamo i proprietari, quando, come abbiamo detto, non parla affatto di proprietà. E quando il Ministero del Tesoro ce l'ha detto che non è proprietaria, e ce l'ha detto dopo aver sentito la Banca d'Italia. Quindi il Ministero del Tesoro è la massima autorità nel campo monetario, alla quale direttiva si deve adeguare anche la Banca d'Italia, tanto più che ha dato il suo benestare. E preciso una cosa, che in primo grado di giudizio davanti al Tribunale, la dichiarazione che noi abbiamo prodotto, fatta dal Ministero del Tesoro dopo aver sentito la Banca d'Italia, non è stata contestata mai dalla Banca d'Italia. Anche perché non poteva esserlo. Va bene, ma poteva essere contestata, anche se non nell'autenticità, nella validità giuridica, non è stata mai contestata. Quindi non è stata contestata né nel merito né nell'autenticità, sul piano quindi formale. In questa situazione, il primo grado di giudizio, voi siete stati fermi, tranquilli, quando noi abbiamo portato in atti la dichiarazione fatta al Ministero del Tesoro. E poi il Ministero del Tesoro è sempre un'autorità in materia che è superiore anche a quella del magistrato, perché il Ministero del Tesoro ha una competenza specifica quando dice non è di proprietà della Banca d'Italia. È vero che noi abbiamo fatto la citazione non per sapere di chi non è la proprietà della moneta. Per questo ce l'ha detto già la Banca d'Italia insieme alla Ministero del Tesoro. Noi abbiamo detto, noi vogliamo sapere di chi è, perché di chi non è lo sappiamo già. L'ha detto il Ministero del Tesoro, sentita la Banca d'Italia. Adesso vogliamo sapere di chi è, perché sapere di chi è, e lo ha detto Tarquini, ha detto per esclusione, una volta che si afferma che non è della Banca d'Italia, la proprietà non può essere altro che dei cittadini. Dunque la nostra teoria è valida, è logica. Quando si dice la moneta è proprietà dello Stato italiano, lo Stato italiano siamo noi. Quindi dare al cittadino la proprietà della moneta vuol dire dare al cittadino un codice dei redditi sociali mediante il quale gli deve essere accreditata la quota di reddito causata dalla stampa della moneta. Noi in tasca ad ogni cittadino dobbiamo mettere i soldi, se no chi maneggia i soldi se li frega. Noi lo vediamo che non ci possiamo fidare ormai più di nessuno. Quando il
il procuratore della Repubblica Colombo ha messo sotto accusa la bicamerale. Noi prendiamo atto che una grande autorità, un magistrato di alto livello, che dice una cosa di questa importanza. E naturalmente questo significa un'accusa che non è rivolta solamente a delle singole persone, ma è a tutto il sistema. E per cambiare questo sistema noi dobbiamo eliminare al vertice lo strozzino che comanda, che è il governatore della Banca Centrale, sia ben chiaro, io questo l'ho detto, l'ho denunciato, ho ripetuto la denuncia ogni volta che vengo in televisione, ripeto, che il padre di ogni usura è la Banca d'Italia. E allora, quando noi abbiamo dimostrato questo, e lo abbiamo dimostrato con argomenti e con ammissioni esplicite fatte dal Ministero del Tesoro, sentita la Banca d'Italia, e dico, voi mi dovete dire a un certo punto che è giusto o non è giusto che si carichi il costo del denaro del 200%, perché una volta che noi, va bene, dice la proprietà della moneta della banca, non è vero, ma diamo pure per scontato che sia, tanto rubano tutti, la Tangentopoli è diventata di regole, allora vabbè, mettiamo che è della Banca d'Italia. Ma dico, quando voi non solo mi fregate i soldi, ma mi mettete anche il tasso ufficiale di sconto, cioè mi fate pagare fino al 19% di interesse per denaro il cui valore è creato dai cittadini, anche se non è di proprietà dei cittadini. I cittadini sono vacche da mungere. Allora cominciamo a modificare le norme costituzionali. Noi affermiamo che la moneta deve essere di proprietà della Banca d'Italia, perché i cittadini devono lavorare, crepare di lavoro, creare con il loro lavoro il potere d'acquisto della moneta, però la moneta deve essere addebitata a chi ha lavorato e non accreditata come noi vogliamo. E allora se noi non ci riprendiamo i soldi nostri è inutile che perdiamo tempo a lavorare, se no succede quello che è successo a quei tre imprenditori giapponesi che si sono suicidati per la disperazione. Perché quando io ho moneta che la Banca d'Italia emette solo prestando, e questo è un dato di fatto, perché prestare denaro è una proprietà del proprietario, quindi la Banca d'Italia emette la moneta prestandola e dice io la do in prestito perché è mia, ce l'ha detto, ce l'ha detto in atti, è mia la moneta, quindi ecco perché io ve la debito, chiaro? E anche se poi l'unico lavoro che fa la Banca d'Italia è pagare la tassa di bollo e pagare la tipografia, non ha altre attività lavorative. No, ride alle spalle nostre. E beh, sì, quello è un altro lavoro che io non avevo considerato. Beh, anche questo è vero, perché ridere è un'attività lavorativa. Stanca. È stanca, la risata stanca, hai ragione. Non, grazie che mi hai fatto questa precisazione. E allora ecco, per esempio nei tribunali, noi dobbiamo cambiare la scritta. Dove c'è scritto la legge è uguale per tutti, noi dobbiamo aggiungere i fessi, perché se noi non mettiamo sotto accusa il governatore della Banca d'Italia, che è il capo di ogni usura, è inutile che perdiamo tempo. E io adesso voglio vedere che cosa succede a Verona. A Verona hanno detto noi faremo il grande gesto di consolidamento. Benissimo, noi siamo stati, abbiamo proposto noi quello che bisogna fare, non solamente l'abbiamo proposta ad Alleanza Nazionale, ma a tutti gli uomini politici di buona fede di tutti i partiti. Ci abbiamo detto, democrazia vuol dire, significa sovranità politica al popolo. A noi ci sta bene la democrazia, però il popolo allora deve avere anche la sovranità monetaria, cioè la proprietà della moneta all'atto dell'emissione, altrimenti non si ha democrazia. C'ha usurocrazia, comanda lo strozzino. Ne volete la prova? Chi comanda in un partito non è il segretario politico, ma chi lo paga. E chi è che paga tutti i segretari politici se non la banca? E allora dobbiamo chiarire che aveva ragione Pound quando diceva che oggi il politico è il cameriere del banchiere. E Peppe Grillo lo ha gridato dentro i palazzi dello sport a Cantù, in tutti i paesi dove adesso sta facendo, fra poco arriverà anche qua da noi in Abruzzo, lui dovunque va dice oggi il politico è il cameriere del governatore della banca centrale, lo ha detto e ripetuto e lo va ripetendo, e naturalmente queste sono cose che danno fastidio, per cui a un certo punto anche è lui un uomo di coraggio, perché queste sue affermazioni sono seguite dalla Digos,
sono seguiti da tutte le organizzazioni che si vanno a informare. Noi l'abbiamo sbattuto davanti al Procuratore della Repubblica la denuncia, l'abbiamo detto, è inutile che perdiamo tempo, questa è truffa, falso in bilancio, ne volete la prova in bilancio? Ecco, la prova è quella che abbiamo detto adesso, perché quando il governatore la Banca d'Italia ci viene a dire che è proprietaria, chiaro? Allora fa falso in bilancio, perché tutta la moneta, l'atto dell'emissione è riportata a debito della Banca d'Italia. E come fa a dichiararsi debitrice la Banca d'Italia del denaro di cui in appello ha dichiarato di essere proprietaria? E allora è falso in bilancio, mettiamolo in galera per falso in bilancio! E porca miseria, è inutile che noi stiamo a perdere tempo sulle frescacce. Le frescacce hanno fatto il loro tempo. La politica ormai è un conglomerato di equivoci, di riserve mentali, di pettegolezzi. Oggi la politica è diventata il pettegolezzo. Quando andiamo a vedere Cossiga che fa l'UDR e quell'altro e qua dice ma io posso entrare, non posso entrare l'UDR, ma noi, questo è pettegolezzo. Noi abbiamo bisogno dei grandi argomenti, cioè di quegli argomenti che sono di grande respiro. Finalmente noi dobbiamo cominciarci a preoccupare delle nostre famiglie. Noi ad ogni cittadino dobbiamo dare un reddito di cittadinanza, in ogni famiglia ci vuole il necessario per sopravvivere e questo necessario è denaro. È inutile che stiamo a dire, quando si parla della linea della dottrina sociale della Chiesa, vediamo che cosa vuol dire. La dottrina sociale della Chiesa ha delle parole molto pesanti. La quadragesimo anno, quando affronta il problema monetario, dice ciò che ferisce gli occhi è vedere i padroni del denaro che hanno la possibilità di fare o non far respirare la gente, per cui anche per respirare c'è bisogno della loro autorizzazione. È un giro di parole per parlare di strozzino. Lo strozzino è quello che strozza, e uno è strozzato quando non può respirare, e questo lo dice chiaramente la quadragesimo anno. E allora noi cosa abbiamo detto? Com'è che dobbiamo fregare lo strozzino? C'è un solo modo, togliere allo strozzino la proprietà della moneta all'atto dell'emissione. E darla a chi? A chi deve essere il proprietario della moneta, perché chi crea della moneta non è chi la stampa, ma chi l'accetta. E chi crea della moneta non è solo chi l'accetta, ma anche chi lavora e produce beni e servizi che danno alla moneta potere d'acquisto. Quindi noi vogliamo essere pazienti, ma fino a un certo punto. Ormai i tempi sono maturi per le grandi rivoluzioni. Come conseguenza di questo noi abbiamo deciso di chiedere nei vari comuni la prenotazione di piazze per fare i comizi e presentare l'argomento della proprietà popolare della moneta e la struttura del sindacato contro l'usura. Sindacato contro l'usura, come deve essere fatto? Noi dobbiamo fare comizi in piazza preceduti dal corteo, come fanno tutti quanti i sindacati, un bel corteo, con i cartelli contro l'usura. Dopodiché in piazza noi cominceremo a cantare le corna a chi merita che gli si cantino le corna, perché non si può più andare avanti con questa strada. È inutile che noi gonfiamo il problema dell'usura, tutti fanno usura, usura, usura. Porca miseria, la Banca d'Italia carica il costo del denaro del 200%, perché ci presta i soldi nostri. E allora, in questa situazione, io l'ho contestato non al Pinco Pallino, ma al dottor Luigi Donato, che è uno dei condirettori del servizio sorveglianza della Banca d'Italia, quindi una delle massime autorità, a un congresso che si è tenuto all'Università di Macerata. E allora io ho detto, noi dobbiamo cominciare a capire che il 200% del costo del denaro è usura. Quindi il capo di ogni usura è la banca centrale. E allora si comincia a mettere le cose in chiaro. E questa è la ragione per cui di fronte a questi problemi non è che si può dire auriti e stravagante, è troppo comodo. Si usano delle parole offensive quando mancano gli argomenti. E allora siccome lui ha detto che sono stravagante, io posso benissimo rispondere che è un imbecille. Perché quando uno di fronte ad argomenti chiari non trova altre risposte che queste banali accuse di stravaganza, vuol dire che non ha argomenti seri. Noi abbiamo detto, dimmi, qual è la legge che stabilisce di chi è la proprietà della moneta? Questa è detta la 204-1910.
In questa legge non una volta viene usato il termine proprietà della moneta, non esiste. E allora come fai a dire che questa legge ti dà la proprietà della moneta? La proprietà te la pigli, è una prassi bancaria, è l'abitudine di barare al gioco della storia. Questi qua perché hanno detto stravagante? Perché io ho scoperto il trucco di chi bara. Pronto? Pronto? Chi è che parla? Dica. Senta, buonasera, le volevo chiedere, lei sta parlando della realtà sociale del nostro paese, dell'Italia? Cioè, sì. Sta descrivendo la situazione? No, è mondiale la cosa. Ecco, e negli altri paesi cosa stanno facendo per mettere in evidenza questo fatto? Negli altri paesi stanno osservando quello che stiamo facendo noi. Noi abbiamo mandato in internet un messaggio. Il disegno di legge per la proprietà popolare della moneta. Abbiamo avuto due risposte significative. Uno del Dipartimento della Moneta dell'Università di Tokyo e l'altra dalla California Money Maker, che è la testata di internet che collega tutte le università americane sul problema monetario. Dalla California è arrivata la proposta di dare la teoria del valore indotto della moneta da noi sostenuta il premio Nobel. E questa proposta è depositata presso il rettorato della mia università. Ecco, quindi loro cominciano a osservare quello che noi stiamo facendo e stia tranquillo che purtroppo questa nostra azione è ancora soffocata perché la verità fa paura, però la verità a lungo andare si afferma, il tempo è galantuomo, noi stiamo crescendo. Grazie dell'intervento. Ecco, vuoi fare... esserci un'altra... C'è un altro, non mi pare. No, non c'è. Non solo, ma poi si dovrebbe la Banca d'Italia spiegarsi perché deve essere sua, perché bisogna vedere qual è il vantaggio e per quale motivo vuole impoverire la collettività. Oh, aspetta, il governo della Banca d'Italia non lo elegge nessuno, non è dice quello è stato democraticamente eletto, no. Là vale la regola del raccomandato di ferro e basta. Chi è il macchinario? È il vertice della massoneria che controlla le banche centrali. Parliamoci chiaro. Così quindi, come i veri incontri internazionali sono quelli tra governatori della Banca d'Italia, delle banche centrali, non certo quelle dei che primi. Sono i nostri padroni che nessuno ha designato domani democraticamente, per cui la democrazia deve valere solo per noi fessi. La democrazia, quando noi abbiamo detto democrazia sì, però integrale. A noi piace la democrazia, d'accordo. La democrazia è integrale, il popolo deve avere non solo la sovranità politica, ma anche la sovranità monetaria, perché cioè la proprietà della moneta all'atto dell'emissione, perché la sovranità politica senza la sovranità monetaria fa ridere, perché quando il politico deve dipendere da chi gli presta i soldi, è chiaro che diventa il cameriere del banchiere, perché il banchiere è il padrone. Ne ho la prova, è data dal fatto che quando Scalfaro è stato nominato Presidente della Repubblica, la prima visita di ossequio che ha fatto è stata al governatore della Banca d'Italia. Non è che ha fatto altre visite, no, perché il cameriere è andato a trovare il padrone e dobbiamo avere il coraggio di dirle questo, ma questo non perché Scalfaro abbia animo servile, per carità, io non voglio entrare sul piano personale, assolutamente, ma perché le regole del gioco non consentono altrimenti. Ecco la ragione per cui dobbiamo cambiare le grandi regole del gioco. E le grandi regole del gioco si fa in un solo modo, togliendo la proprietà della moneta alla Banca d'Italia e dandola ai cittadini. Ad ogni cittadino va dato un codice dei redditi sociali. Non mi stancherò mai di ripetere questo passo del nostro disegno di legge presentato al Senato. Il codice dei redditi sociali dato a ogni cittadino è come il codice fiscale. Il codice fiscale serve per pagare. Questo serve per incassare la quota di reddito che spetta ognuno per la stampa della moneta e come reddito delle aziende di Stato. E allora noi razionalizziamo, perché il reddito voi o lo date al legittimo proprietario, cioè a chi ha creato il capitale, e noi abbiamo detto che chi crea il valore della moneta, il valore dei beni è il cittadino. Quindi la moneta o lo date a chi ha creato la moneta o chi se lo piglia il ladro. E allora vie di mezzo non ce ne sono, quindi quando la Banca d'Italia dice io sono proprietario, e no, così come il ladro non può dire di essere proprietario, ci prova a fare il proprietario, ma grazie a Dio noi l'abbiamo
colto nel segno, perché adesso la Banca d'Italia se dice che non è proprietaria, allora dice la contabilità della Banca d'Italia è esatta, perché è debitrice la banca e quindi non proprietaria. Se dice che ha la proprietà, cade in contraddizione, perché nel bilancio risulta che è debitrice. Pronto? Pronto. Chi parla? Sono un telespettatore. Bene, voglio sapere da lei, adesso che entriamo nella moneta unica europea, che cosa cambia, o il ritornello è sempre quello? No, è peggio, le dico subito, e le ricordo le parole dette da Fazio. Fazio, sapete chi ha detto? Adesso che viene l'euro, noi dobbiamo puntare su che cosa? Non su un incremento di liquidità monetaria di pari passo con l'incremento dei beni reali. Facciamo un esempio. Se ho sul mercato una penna e una lira, io posso vendere la penna a lire una. Se io devo mettere la seconda penna, devo mettere la seconda lira, perché altrimenti la penna la devo vendere a mezza lira. Quindi l'incremento monetario dovrebbe andare di pari passo con l'incremento dei beni reali. Ora, questo principio con l'euro non accade, perché l'euro farà una politica, e lo ha detto Fazio, di rarità monetaria, perché noi punteremo solamente all'incremento della produzione, ha detto, non all'incremento contestuale della liquidità monetaria. Tanto che ha detto, noi andiamo verso il purgatorio. E quando gli è stata fatta la domanda, dice, sì, ho questo, perché vuol dire che noi dobbiamo lavorare per produrre in modo tale che senza l'incremento adeguato della moneta noi produciamo beni che avranno un prezzo di mercato sempre più basso, perché non si avrà mai l'incremento monetario di pari passo con l'incremento dei beni reali. E ce l'ha detto Fazio. Ha detto o questo, poi ha detto Fazio, oppure la rigor mortis, il rigore della morte. Sapete che vuol dire questo? Che nell'articolo 110 del trattato di Maastricht è chiaramente detto che gli stati e le banche centrali dei singoli stati che partecipano dell'Unione Europea non possono fare neanche delle manifestazioni di desiderio. È come il pollo in batteria. Quando io al pollo in batteria do il mangime, non è che il pollo vuol dire no, a me non mi piace il mangime col Gran Turco, voglio quello con il farro. No, non lo può fare. E allora noi siamo come i polli in batteria. E chi è il padrone? Il padrone è uno che è ancora più lontano del governatore della Banca Centrale. Quindi noi abbiamo un aggravamento, tanto più che il governatore della Banca Centrale Europea non è eletto democraticamente da nessuno. Chi è che comanda? È la loggia massonica che controlla le banche centrali. E come fa a comandare? Pagando tutti i partiti politici. Cioè questi sono i padroni del mondo. Quando è detto nel Vangelo che Mammona è il principe di questo mondo, la parola Mammona in aramaico significa denaro. E il denaro, come dice il marchigiano, il nostro vicino regionale, dice li quadri, fa piove l'acqua per in su. Cioè chi ha i soldi fa quello che gli pare. E allora questo è ovvio, ecco che noi abbiamo che il magistrato, quando si va di fronte a queste fesserie, altro che stravaganze, fesserie, affermate dall'ufficio legale della Banca d'Italia, non è che dice no, ha ragione Auriti, no. Auriti ha detto il tribunale, la domanda che ha fatto Auriti è improponibile. Auriti è come il pollo in batteria, deve stare zitto. Non è che può discutere se no. Io ho dimostrato che ho interesse a sapere se sono il proprietario o non sono proprietario, perché come cittadino italiano sono contribuente, pago le tasse. E quando io pago le tasse voglio sapere se i soldi con i quali io pago le tasse sono miei o della banca. Perché nessuna legge lo dice. Voglio sapere se sono miei, se io sono il proprietario o il debitore. Quando io non so se sono proprietario o debitore, ogni debito, ogni credito perde certezza giuridica. E se perde certezza giuridica, il credito è inesigibile. Ora, questo ragionamento che capisce un bambino pure della terza elementare, non lo capisce il magistrato. Perché? Perché è un cameriere del banchiere pure lui, e ormai ci siamo stufati di essere comandati dai camerieri e banchieri, perché a questo punto nasce il diritto alla rivoluzione,
E io lo grido questo nella televisione, questo grido, perché oramai ci siamo stufati, non se ne può più. Io ho avuto una telefonata del presidente lombardo dell'Associazione degli Artigiani di Aquila. Ha detto: professor Auriti, noi qua non siamo più sicuri di nulla, manca la possibilità di sopravvivere. Noi abbiamo sentito le trasmissioni che lei fa, lei ha ragione, lei deve venire ad Aquila. Ho detto: sono a vostra completa disposizione, perché ricordatevi che questa è un'ora decisiva, qua non si può più scherzare. Io avverto i segretari politici dei partiti che adesso che fanno i convegni devono cominciare a dire innanzitutto che la moneta all'atto dell'emissione è proprietà del popolo, non è proprietà della banca. Questo è il punto centrale. Quando noi abbiamo chiarito questo, tutto il resto si risolve. Perché dare a ogni cittadino una quota di soldi, di reddito, un po' di soldi da mettere in tasca, vuol dire dare certezza di sopravvivenza alle famiglie italiane. Questi delle famiglie italiane se ne fregano. Leggiamo i discorsi che fa il governatore della Banca Centrale. Il governatore della Banca Centrale comincia a parlare: no, qua dobbiamo difenderci dall'inflazione, la deflazione. L'inflazione non c'è, l'inflazione è programmata solo sul piano statistico, perché è una contabilità arbitraria, si pigliano un po' di prodotti, si fa il paniere dei prezzi di questi prodotti, poi si dice c'è inflazione, c'è deflazione. Ma quando voi non mi considerate il numero degli uomini vivi, che è la base su cui bisogna fare gli incrementi monetari, anche il prodotto interno lordo, ma prima di tutto la quantità di uomini vivi, perché io prima mi devo preoccupare di far sopravvivere la gente. Il grido di preoccupazione di Bassolino, sindaco di Napoli: alle basse di Napoli si muore di fame, la prostituzione è perché c'è fame, le donne si prostituiscono perché hanno da dar da mangiare ai figli, e poi mi parlano di cristianesimo. Dove sta il cristianesimo? La gente se ne frega. Pronto? 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 Sì. Senta, signore, le volevo chiedere una cosa, visto che lei è tanto informato. Una signora voleva impegnare della roba al credito di pegni e per cosare, perché si doveva operare. Gli hanno offerto al grammo loro 5.000 lire. Da chi dipende questo prezzo, queste cose, questa usura? Guardi, io le dico una cosa. Lei sta trattando di argomenti specifici. È chiaro che quando uno ricorre a questi sistemi lo fa perché? Perché per sopravvivere deve ricorrere anche alla vendita dell'oro, alla vendita degli oggetti di casa, per pignoramento. Però il problema di fondo non è quello, quello è la manifestazione ultima. Il problema dell'oro, e lo sappiamo che cosa significa vendere i beni che uno ha in famiglia per sopravvivere. Noi ci troviamo tutti in questa situazione. Ormai tutta l'Italia è schiacciata dall'usura, e chi è che ne soffre di più? Sono le persone per bene, sono le persone pulite, perché oggi chi è protestato nelle cambiali è un galantuomo, non è più, non è che si deve vergognare, no, si deve essere orgogliosi per i protesti cambiari. Qua c'è stata l'associazione, mi pare che si chiama la SIRAP, no? Che per la riabilitazione dei protestati. Noi facciamo la riabilitazione dei protestati? No, noi ai protestati dobbiamo dare un titolo di onore, il cavalierato gli dobbiamo dare, perché il fatto che lui è protestato in questi termini vuol dire che lui non fa parte di Tangentopoli, il che con i tempi che corrono è una cosa più importante. E su questo argomento è bene che noi cogliamo l'occasione per fare un altro discorso, cioè quello delle tangenti. Come noi sappiamo, oggi il mondo politico si preoccupa di archiviare i reati o... Ma quello che diceva lei precedentemente della necessità del mondo politico di essere finanziato, d'altronde abbiamo visto che nel momento in cui si è creato il problema del finanziamento dei partiti,
perché vuoi per la grossa voracità dei rappresentanti, ma soprattutto per l'incapacità di trovare un sistema alternativo a quello bancario, nel momento in cui hanno incominciato a fare in quota parte quello che fa la Banca d'Italia, cioè a prendere delle somme illecitamente in nero per poter proseguire nell'attività di partito, ecco che evidentemente sono stati scoperti, finita la Prima Repubblica, cioè hanno cercato di fare concorrenza al sistema bancario attraverso il finanziamento illecito dei partiti, ed ecco che il sistema bancario legalizzato sostanzialmente permane, i vecchi partiti sono finiti, ma le logiche purtroppo di gestione del potere bancario è rimasto immutato. Io ho fatto il quesito ai politici, ai senatori e ai deputati. Io faccio una domanda semplice, che è questa: voi preferite essere, continuare a essere i camerieri del banchieri o no? Questo è il problema di fondo. Perché quando si parla di Tangentopoli è il segno di un tempo di decadenza, perché questa decadenza è causata dalla necessità che il politico prenda soldi in prestito per fare politica. Pronto? Naturalmente in modo che sia ricattabile, in modo illecito. Pronto? 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 C'è la... Pronto? Pronto? C'è. Pronto, sì. Dica. Si sente, dica. Senta, io sono stato in carriera, non posso dire dove sono stato in carriera. Ho chiesto i servizi segreti, volevo ammazzare il capo della Libia. Non ho capito. Sono stato in carriera in Germania. Sì? Ho chiesto i servizi segreti. Ho chiesto? I servizi segreti. Non ho capito. I servizi segreti. Ah. E mi hanno stuzzicato se volevo ammazzare il capo della Libia. Ho detto ai carabinieri, non mi sentono. Ah, beh. Ho scoperto la guerra. Ho capito, certo. Non ho capito, detto, adesso ho capito, sì. Gli hanno chiesto. L'informazione è top segret. I servizi segreti hanno chiesto di ammazzare il caffè. Va bene, questa è una comunicazione che noi abbiamo ricevuto, ne prendiamo atto, essendo impossibilitati a fare qualunque controllo. Certo. Bene. Comunque, il problema della Banca d'Italia, della posizione della Banca d'Italia, adesso è veramente simpatica vedere come si comporterà nella fase conclusiva delle... Poi adesso gli ha detto io sono proprietario, e allora è falso il bilancio, perché il bilancio ha detto che la moneta di nuova emissione è debito, è riportata a debito, non in proprietà, ma a debito. Allora due sono le cose: o è responsabile di falso in bilancio se la proprietà è sua, o è responsabile di truffa se la proprietà non è sua. Ma in ogni caso un avviso di reato bisogna farlo. Pronto? Pronto? Buonasera. Chi è? Prego. Io chiamo da Pescara. Mi dica. Innanzitutto le volevo dire, dove ci si può iscrivere qui a Pescara al sindacato? Al sindacato antiusura. Bene, io le posso dire, il sindacato antiusura, lei si può rivolgere qui abbiamo tutti gli estremi, ma a Pescara lei si può rivolgere anche al circolo della destra sociale. Ah, va bene. Ecco, in modo che lì abbiamo dei contatti, loro hanno... Comunque, se lei adesso ha la televisione... tutto lì. Sì, di fronte e vede quello che è in sovraimpressione. Sì, va bene. Poi un'altra cosa volevo dire... Per esempio lei perché non chiede l'appoggio, non so, della Chiesa Cattolica? L'ho fatto. Diciamo, oppure a me mi è venuta una riflessione, tipo, non è che loro, diciamo, premesso che io sono cattolico. Io pure. Non è che loro vogliono tenere le persone in una condizione, diciamo, un po' di soggezione, di necessità, tramite, non so, la Caritas o, diciamo, organizzazione. Guardi, le dico subito, io sono cattolico, però le voglio ricordare una cosa. Manzoni, quando parla del mondo cattolico, nel mondo cattolico ci sono due personaggi dei Promessi Sposi, Don Abbondio e padre Cristoforo. Sono due linee. Ora, io mi rivolgo al mondo cattolico che purtroppo molte volte è conformista, è timido
e non si rende conto della necessità di fare, di scendere a combattere la grande guerra contro l'usura. Io ho trasmesso alla Segreteria di Stato del Vaticano il disegno di legge per la proprietà popolare della moneta e mio ospite a un congresso che ho tenuto all'Università di Teramo è stato il Cardinale Ratzinger. Quindi le alte gerarchie della Chiesa sono informate della linea della proprietà popolare della moneta. E aggiungo una cosa, la proprietà popolare della moneta è l'unico modo concreto per attuare la dottrina sociale della Chiesa. Infatti la dottrina sociale della Chiesa dice, la Rerum Novarum, tutti i proprietari. Quando noi parliamo di tutti i proprietari, il tutti i proprietari si possono fare solo con lo strumento monetario, perché se noi vogliamo fare tutti i proprietari con i beni reali, come ha tentato di fare la Democrazia Cristiana, la riforma agraria, l'assegnazione degli alloggi e via dicendo, si fa la regola, alcuni proprietari sì, altri no, allora vale la regola del raccomandato di ferro. E allora che cosa è avvenuto? Che la Democrazia Cristiana ha fatto crollare il prestigio morale della dottrina sociale della Chiesa, cioè i democristiani sono diventati i grandi tromboni della politica, perché si sono assuefatti a un conformismo puramente pragmatico. Ed è inutile che adesso cercano di riconquistare un prestigio morale che hanno perduto definitivamente. Le minestre riscaldate non stanno bene al palazzo. Ma non credo che i democristiani interessi il prestigio morale, interessa forse il prestigio economico, perché quello morale non lo hanno. Non ci sono anche lì delle persone oneste che magari sono rispettabili, perché io non faccio mai di ogni erba un fascio. Bisogna distinguere, però la grande linea politica è stata questa, noi vogliamo usare la moneta come strumento di diritto sociale, per attuare la dottrina sociale della Chiesa. Pronto? Perché con la moneta si può fare veramente tutti i proprietari. Pronto? Pronto? Chi è? Pronto? Pronto? Sì, sì, dica. La sento, dica. Pronto? Avanti. Sì, pronto. Parli. È caduta, però. C'è un problema col microfono. Allora, ecco perché noi diciamo subito, noi dobbiamo usare lo strumento monetario per fare tutti i proprietari, che noi non vogliamo dare al cittadino i beni di consumo o i beni reali, ma il denaro per comprarli, in modo che quando uno spende denaro sceglie i beni che vuole consumare e oltretutto noi possiamo veramente fare tutti i proprietari, perché a tutti possiamo dare un po' di potere d'acquisto. Pronto? 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 Ecco, volevo dire quindi che il concetto che noi portiamo avanti è il concetto della cristianizzazione della moneta. Fino ad oggi quando si è parlato di moneta si è detto la moneta è lo sterco del diavolo, è la vecchia regola. Ora, questo significa che non si è mai affrontato seriamente il problema monetario. Pronto? Avanti, dica pure. La sento, parli. Pronto? Pronto? Si sente, dica. Aspetta. Pronto? Pronto? Sì, parli. Pronto, professore? Sì, pronto. Io sono uno spettatore, sto chiamando da Ortona. Volevo sapere se aveva mai avuto l'idea di poter partecipare al Maurizio Costanzo Show per avere un audience o comunque un pubblico più vasto di quello che sicuramente sì, è molto interessato alle sue tematiche esposte tra l'altro in maniera così semplice, lineare e comprensibili per tutti. Grazie. Dunque voglio dire questo, io al Costanzo Show sono stato invitato e ho messo una sola condizione, io sono disposto ad andare al Costanzo Show facendo l'uno contro tutti, perché se mi mettono a parlare con persone non competenti, allora io voglio avere un colloquio con tecnici della Banca d'Italia, del Ministero del Tesoro, del Ministero delle Finanze, delle cattedre universitarie interessate a questi problemi, perché se noi dobbiamo fare un dibattito al Costanzo Show, lo dobbiamo fare con argomenti seri e con quell'attenzione che comporta uno spettacolo di quel livello. E io ho detto sì, uno contro tutti, e sono disponibile ad andare a qualunque televisione nazionale con questa regola. Grazie. Posso tenere avanti sull'altra linea?
Pronto? Pronto? C'è. Pronto? Diga. Pronto? Sì. Buonasera, chiamo da Pescara. Mi dica. Senta, io volevo sapere da lei cosa ne pensa della moneta unica. Io le dico subito, la moneta unica europea sì. Basa sulla regola che la proprietà della moneta è della banca e non è del cittadino, perché anche la moneta europea ha questa caratteristica. Io sono stato invitato a Caserta, al Palazzo Reale di Caserta, alla commissione per proporre le riforme del Trattato di Maastricht. Io ho detto, noi dobbiamo fare il Trattato di Maastricht integrando il trattato con una norma che stabilisca che ogni popolo deve essere proprietario della sua moneta o della sua parte di moneta se la moneta è unica. Ancora ho proposto di riformare il sistema fiscale, nel senso che una volta stabilita che la moneta è di proprietà dei cittadini, lo Stato deve trattenere in partenza quello che gli serve, senza distribuire i soldi tra i cittadini e ritirarlo col fisco. Così noi eliminiamo milioni di ore di lavoro che oggi sono sterilizzate da attività ragionieristiche e contabili, senza parlare della persecuzione fiscale. Pronto? Sì. Buonasera professore. Mi dica. Niente, volevo fare i miei complimenti. Grazie. E a maggior riprova che lei sta dicendo che ha imboccato la strada giusta. Io è molto tempo che ascolto la vostra trasmissione. Che ci fosse stato un politico o magari qualcuno che abbia telefonato, non ho sentito quasi mai nessuno. Questo significa che anche si nota proprio che loro stanno in difetto, insomma. Bene. Prendo atto di quello che lei ha detto. Cioè, questo secondo me è una prova del 9, insomma. Ah, beh, certo, io dei politici sono pochi elementi di coraggio che stanno con noi. Io non sono un esperto, però credo anche una cosa, anche per risolvere il problema dell'immigrazione, secondo me è proprio con la proprietà popolare della moneta che si risolve. Ecco, su questa parola... No, perché è chiaro che così è perfettamente individuato qual è il problema. Se ogni popolo torna ad essere proprietario della sua moneta, i grossi flussi migratori vengono a cessare, ma non perché non vogliamo che ci siano flussi migratori per chissà quale motivo, ma perché finalmente ognuno tornerà ad essere, a star bene nella propria terra, e quando si vorrà spostare lo farà liberamente, non perché costretto dalla fame e dall'indebitamento programmato delle banche centrali. Questa ha ragione. Pronto? 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 C'è? Non lo so. Pronto? Ma si è accesa la luce? Sì. Ecco, dica. Dunque, professore, io lo sto seguendo da un bel pezzo. Sono un invalido e da 44 anni, invalido militare, con la rivoluzione di Trieste. Purtroppo ho sentito venerdì sera che il nostro Presidente della Repubblica, io dipendo da lui, che comanda l'esercito, purtroppo lui prende 5 miliardi e me non mi ancora mi assegna neanche una lira. Questo non so, ho vinto due cause a Roma, purtroppo adesso non ancora mi danno niente, 44 anni che mi sono congedato. Però è una cosa veramente scandalosa. È scandalosa, adesso tutte le documenti è all'Aquila, la Corte di Conto dell'Aquila, purtroppo sono stato l'anno scorso a portare questi documenti, mi ha detto, ma adesso devo aspettare un altro 44 anni, ho detto alla Corte di Conto di là. Dice no, ma pare che lei sta tanto bene, e purtroppo io non posso mica campare mille anni, perché adesso ho 66. Però, certo, e lei ha ragione, e purtroppo... Guardi, io sono della fila, proprio, insomma, delle idee... Ho capito. Mi chiamo Benito. Benissimo, io la ringrazio del suo intervento, ecco, e condivido. Speriamo che, professore, che mi dia un aiuto, che finisce questa stiamo combattendo, dice che proprio per questo. L'ultimo per assegnarmi la quota, mi ha detto la Corte dei Conti. Purtroppo io non ancora ricevo niente. Lo so, indegno questo. Da due anni che le documenti è a Roma, il 24 maggio ha fatto due anni. Lo so, questo è una cosa indegna.
le do atto e partecipiamo della grazie sua... tante. Prego. Professore, grazie, certo che... sono mille problemi che si risolvono con il reddito di cittadinanza. I problemi vanno risolti mettendo a disposizione di ogni cittadino una quota di reddito, tanto per dire il dramma dei bassifondi a Napoli. Noi a Napoli abbiamo l'esplosione della miseria, perché l'esplosione della miseria è molto più sentita nelle zone del sud, perché nelle zone del sud c'è proprio uno schiacciamento dell'usura molto più pesante che non a nord, perché a nord si respira c'è liquidità monetaria. E badate, non è un fatto che deriva dalla... pronto? Dal comportamento del popolo del sud. Pronto? Pronto? Ma deriva proprio dalla rarefazione monetaria che al sud è molto più accentuata. Pronto? 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 C'è, cosa c'è? Pronto? Pronto? Sì. Professore, buonasera. Sono uno studente di Lanciano. Sì. Vorrei sottoporre una domanda che è anche una curiosità di ordine sì. storico, diciamo. Lei prima ha parlato dei massoni e io sì. volevo sapere in quale momento i massoni, in quale momento storico, i massoni si sono insediati al centro del potere economico. Grazie, è una domanda importante. Noi abbiamo fatto una tesi di laurea sulla massoneria. E abbiamo detto la massoneria è la società strumentalizzante, la soggettività strumentale, preciso. Noi abbiamo due concetti di società. O il concetto di società organica, che è costituita dalle persone, dai soci, legati dal rapporto organico al vertice della società. Dicevano i glossatori, societas sunt homines qui bisunt, la società siamo noi. Questo è il concetto di società organica. Poi vi è un secondo concetto di società, è la società strumentale, il fantasma giuridico, cioè il concetto di società senza contenuto umano. Alla categoria della soggettività strumentale appartiene lo Stato costituzionale, lo Stato socialista, la multinazionale, la società anonima, la banca, l'ente di Stato, sono tutti fantasmi giuridici. Che significa ridurre il concetto di società a fantasma giuridico? La società diventa uno strumento e allora non è possibile servire uno strumento, perché uno di uno strumento se ne serve. E allora che cos'è la massoneria? È la società strumentalizzante lo Stato costituzionale, ecco perché non a caso la massoneria ha preso il potere contestualmente all'avvento dello Stato costituzionale con la Rivoluzione francese. Questo che cosa ha causato? Contemporaneamente la nascita della banca centrale. La banca centrale con la moneta nominale è nata contemporaneamente allo Stato costituzionale e la massoneria controlla sia il vertice bancario sia il vertice dello Stato costituzionale. Ecco perché noi abbiamo visto per esempio che con la Vandea in Francia noi abbiamo la reazione contro l'avvento dell'usura. Perché quando viene la moneta nominale, viene la moneta debito, il portatore della moneta, quando la moneta era d'oro, era il proprietario, con la moneta nominale è diventato il debitore e il padrone della moneta è diventato il banchiere. E allora la borghesia è stata permeata, riempita di usurai, gli strozzini, tanto che Ezra Pound dice perché tutti gli usurai sono liberali, anche se non tutti i liberali sono usurai. E allora che cos'è la massoneria? Portando un esempio, come non è concepibile un'automobile senza un autista, non è concepibile una soggettività strumentale senza una società strumentalizzante. E questa società strumentalizzante non è solamente la massoneria, la mafia, la camorra, l'andrangheta, sono tutte forme di società strumentalizzanti, in cui vale la regola dell'etica economicistica, cioè non vale il principio del conviene essere giusti, ma del è giusto quello che conviene. Per cui se conviene rubare è giusto rubare. Il procuratore della Repubblica Colombo, quando adesso ha messo sotto accusa la bicamerale, ha toccato il problema, ma non ha messo in evidenza la causa fondamentale. La causa fondamentale è la produzione di fantasmi giuridici.
Quando noi riduciamo il concetto di società a fantasma giuridico, il presupposto è che prevalga un'etica economicistica, cioè con questa regola del gioco comandano i peggiori, perché vale la regola del è giusto quello che conviene e non del conviene essere giusti, tanto che oggi nelle nostre università non si insegna più la distinzione fra legge giusta e legge ingiusta, ma solo fra legge costituzionale e legge non costituzionale. L'unica norma che trascende il diritto positivo non è più la legge morale, è la legge costituzionale. Siccome la norma costituzionale è fatta dall'uomo, diventa un principio di giustizia che è arbitrario. Ecco allora che nasce la sete di giustizia. La sete di giustizia che oggi comincia a crescere in tutti gli ambienti è la consapevolezza della necessità di contestare un sistema. All'inizio questo era cominciato a avvenire quando, finita la prima Repubblica, è arrivata la seconda, ma la seconda Repubblica non può essere solo un'alternativa politica, deve essere un'alternativa storica, come la Rivoluzione Francese. Al contrario, la Rivoluzione Francese ha sostituito alla moneta proprietà la moneta debito, ha sostituito alla società organica il fantasma giuridico. Noi vogliamo fare l'inverso, noi vogliamo sostituire al fantasma giuridico la società organica e vogliamo sostituire la moneta debito alla moneta proprietà. Ci dobbiamo riprendere i soldi nostri. Se noi facciamo questo della proprietà popolare della moneta, crolla tutto il sistema, ed è tempo che questo avvenga, perché il sistema è marcio. Ormai il fenomeno di Tangentopoli ci fa capire che non è più un episodio di violazione delle leggi morali di un numero ristretto di persone, no, è una caratteristica del tempo che stiamo vivendo. Pronto? 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 Ma no, ce lo passano da dentro, quindi... Il principio dell'etica economicistica è proprio riprodotto nell'atto giudiziario, perché adesso gli conviene dire questo. Mi conviene dire questo, la Banca d'Italia dice la moneta è mia perché? Perché mi conviene dire che è mia. E allora noi siamo dei fessi se gli crediamo. Ormai noi abbiamo dimostrato che chi crea della moneta non è chi la stampa, ma chi l'accetta. L'esempio famoso dell'isola deserta, io lo ripeto continuamente, mettiamo a stampare moneta nell'isola deserta del governatore, vediamo che fa. Se nasce il valore della moneta, non nasce, allora non può essere nemmeno il proprietario, perché non è lui che crea questo valore. Pronto? Pronto? Sì. Buonasera, chiamo da Pescara. Dimmi. Senta professore, volendo riconoscersi in un partito politico di quelli attuali, in quale si riconoscerebbe? Beh, guarda, io ti dico subito, io sono del parere che la partitocrazia va superata nel suo complesso. Io per alcune cose io sono un uomo di destra, perché certi valori portano necessariamente al principio della conservazione. La legge morale è immutabile e quando uno crede questo, la legge morale va conservata. Quindi su questo punto non discuto, ma qui voglio chiarire una cosa che è bene che si sappia. Vedete, io ho detto il fascismo in Italia che cosa è stato? Il fascismo è stato quello che è stato in Francia la Vandea. La Vandea è stata la reazione all'avvento del regime dell'usura e poi è stata spazzata via per mancanza di cultura, perché i popoli sentono le verità, ma ci vuole la scuola di pensiero per guidare i popoli. Quindi ci vuole il filosofo, chi scrive la storia è il filosofo, il politico scrive sotto dettatura. Che cosa è stato il fascismo? Il fascismo è stato un movimento romantico, un movimento in cui si sono capite, si sono sofferte certe verità. Qual è stato il limite del fascismo? La mancanza di cultura monetaria. Del resto, quella mancanza di cultura monetaria è una caratteristica della nostra tradizione culturale. Quanto Dante dice, uomini siate, non pecore matte, perché di voi, fra voi, l'ebreo non rida. Parla dell'ebreo con ossequio, perché dice l'ebreo è nelle condizioni di poter ridere di noi. Questo è un passaggio importantissimo, perché la subordinazione della cultura romano-cristiana alla cultura ebraica è stata causata essenzialmente dalla mancanza di cultura monetaria, che è la grande lacuna della tradizione romano-cristiana. Ecco perché noi oggi
abbiamo scoperto con la teoria del valore indotto della moneta la vera ragione del valore monetario, cioè abbiamo definito la moneta. La moneta è la misura del valore, e questo l'aveva detto Aristotele per primo. Ma noi abbiamo aggiunto, e quindi anche valore della misura. Il valore della misura è il potere d'acquisto, quello che noi chiamiamo valore indotto, che è creato dalla convenzione sociale. Quindi la moneta va dichiarata di proprietà dei cittadini per l'indotto giuridico. Questa novità ci mette nelle condizioni di colmare la lacuna culturale della tradizione romano-cristiana. Tanto che noi abbiamo detto, noi siamo per una democrazia integrale. La parola democrazia è una parola nobile, perché significa sovranità politica al popolo, d'accordo. Però il popolo allora deve avere anche la sovranità monetaria, cioè la proprietà della moneta all'atto dell'emissione. Ecco perché siamo per una democrazia integrale, per una democrazia globale, altrimenti noi facciamo il gioco degli strozzini, la grande usura. E allora queste cose vanno capite leggendo le pagine della storia con un distacco. Io, vedete, io ritengo che il fascismo sia stato un movimento politico rispettabile, perché quando è nato ha avuto l'intuizione della necessità storica dei grossi problemi del suo momento. Però oggi io dico sono oltre il fascismo, oltre il comunismo, perché io sono per la democrazia integrale. Quindi sono rispettoso sia delle posizioni della destra che della posizione della sinistra, perché la destra ha ragione quando afferma lo Stato di diritto, ha torto quando nega l'istanza sociale. La sinistra ha ragione quando afferma l'istanza sociale e ha torto quando nega lo Stato di diritto. Creare la sintesi tra le forze politiche della destra e della sinistra non è la politica di centro che vuole fare Cossiga. Perché la politica vuole fare così, che è la stessa politica che ha fatto Giolitti, è la stessa politica che ha fatto De Gasperi, è il compromesso tra destra e sinistra, è troppo poco. La politica del compromesso non mi convince, perché il compromesso prima di essere programmatico è morale. Noi siamo per la sintesi. Ecco perché parliamo di democrazia integrale. Il sì significa che il popolo, oltre alla sovranità politica, deve avere anche la sovranità monetaria, cioè la proprietà della moneta all'atto dell'emissione. Ecco perché io mi rivolgo essenzialmente ai comunisti e ai fascisti. Mi rivolgo ai fascisti, perché dico ai fascisti: voi avete amato l'Italia, certamente. La testimonianza di chi va a morire lo fa perché ama, non ha scopi di lucro o scopi di Tangentopoli o scopi indegni, no, perché quando il giovane a 18 anni va a morire, io ho visto morire in guerra i miei compagni di scuola, quando si vedono queste cose uno rispetta quella gente. Quelli sono i nostri morti, sono gli eroi della nostra terra, come i comunisti. Ci sono stati comunisti che eroicamente sono caduti per un'idea che io non condivido, ma che rispetto. Perché a me quello che interessa non è tanto la qualità dell'idea, ma l'onestà con cui in essa si crede. Io ricordo che uno che morì con Mussolini a Salò fu Bombacci, comunista. Quando una persona muore ha diritto di essere creduto, e lui era comunista perché aveva capito la necessità della sintesi tra destra e sinistra. Ora, questa sintesi fino ad oggi non si poteva trovare, perché mancava la teoria del valore indotto della moneta. Dove è caduto Mussolini? È caduto perché mancava di cultura monetaria, è stato fregato dalla quota 90. A me me l'ha detto Alberto De Stefani prima di morire, che è stato ministro del tesoro e delle finanze col primo governo Mussolini. Mi disse: Auriti, Mussolini ha perso la guerra con la quota 90. Sapete che significa? Leggiamo la storia. Tutte le monarchie cattoliche della vecchia Europa sono cadute perché si sono andate a indebitare verso le banche per quei soldi che le banche creavano al costo tipografico, e che avrebbero gli stessi re potuti creare al costo tipografico, solo che avessero capito che la moneta ha valore per il semplice fatto che noi ci mettiamo d'accordo che lo abbia. La riserva non serve. Non è solo, non abbiamo dato solo
la prova scientifica di questo, ma la prova storica. Perché quando è stato abolito gli accordi di Bretton Woods, è stata abolita la riserva d'oro che sta alla base, che stava alla base del dollaro. Il rapporto era di 35 dollari per ogni oncia d'oro. Con la guerra monetaria tra Francia e America, la Francia ha detto all'America: dammi l'oro, e l'America ha dato, ha convertito in oro tutti i dollari presentati da De Gaulle. Sapete che è successo? Che a un certo punto è finito l'oro nelle casse americane, e gli americani che hanno fatto? Hanno fatto a Londra il pool dell'oro, con cui la Federal Reserve Bank comprava oro al prezzo di 45-46 dollari per oncia e lo rivendeva alla Banca di Francia a 35 dollari d'oncia. Perché lo poteva fare? Che produceva a costo nullo, cioè a costo tipografico, tutto il denaro che voleva senza riserva, cioè i dollari. Allora questi sono diventati i problemi del mondo. La stessa cosa oggi la fanno col GATT, col mercato dei prodotti agricoli. Comprano prodotti agricoli a prezzo alto e lo vendono da noi a prezzo basso. Perché? Perché loro stampano e pagano, non hanno costi. In questa situazione loro vogliono diventare i padroni della nostra agricoltura. Un popolo che perde la sua agricoltura, perde la sua indipendenza politica, perché deve dipendere da chi gli dà da mangiare. E quando si perde l'agricoltura, il mercato diventa disorganico, cioè assetato di denaro. Perché quando io produco solo prodotti industriali, devo vendere prodotti industriali per comprare prodotti agricoli, per comprare e vendere ho bisogno di moneta, quindi mi devo indebitare con la banca centrale, perché la banca centrale emette la moneta solo prestandola, quindi non è che la regala, la presta, e allora il popolo si indebita verso la banca centrale. E allora i padroni del mondo sono diventati i banchieri. Il banchiere, c'è un modo solo per fregarlo: togliergli la proprietà della moneta. Per togliere la proprietà della moneta al banchiere, noi dobbiamo unire tutti i popoli del mondo contro le banche centrali di tutto il mondo. È la più grande rivoluzione di tutti i tempi. Ma è inutile che noi ci stiamo a prendere in giro, o facciamo questo o continueremo a essere i camerieri del banchiere. Io so che quando un uomo parla così rischia la pelle, lo so, lo sento. Molte volte io sento in bocca il sapore amaro del presagio di morte. Però queste cose vanno dette a qualunque costo, altrimenti la nuova generazione non avrà altra scelta che quella tra il suicidio e la disperazione. Io ho il sentimento profondo, la consapevolezza, che se noi non sostituiremo alla moneta debito, alla moneta proprietà, i nostri figli non avranno altra scelta che quella tra il suicidio e la disperazione. I primi segni già ci sono. Io ho detto già 30 anni fa che saremmo arrivati al suicidio come malattia sociale, ci siamo arrivati. Il suicidio e l'insolvenza è una malattia sociale, ecco perché dobbiamo scuotere, e si scuote la gente quando si dice la verità. San Giovanni diceva: la verità vi fa liberi. È chiaro che la verità vuol dire dignità. Ecco perché io che cosa politicamente mi sento? Il mio cuore è diviso a metà. Per una parte io sono di destra, o se vi piace, fascista. Per un'altra parte io sono di sinistra, o se vi piace, comunista. Perché? Perché io sento che queste sono le due ali in cui c'è ancora un sentimento di dignità, di onore, che va molto al di là del merito delle idee. Il contenuto delle idee si può anche non condividere, ma a noi non interessa la qualità dell'idea, ma l'onestà con cui in essa si crede. Noi abbiamo bisogno dell'uomo prima che delle sue idee, perché poi se l'uomo è in buona fede, gli errori si correggono, ma dobbiamo cominciare a capire che noi, destra e sinistra, ci troviamo tutti sulla stessa barca. O ci salviamo tutti o andiamo a fondo tutti. Il problema non è più quello del partito, è quello della nazione, è quello dello Stato. Noi ci stiamo battendo così per ragioni di legittima difesa, perché la legittima difesa noi lo facciamo in termini universali, e il nostro nemico è l'usuraio. Ricordatevi, oggi non c'è democrazia, c'è usurocrazia. Quando il procuratore della Repubblica mi ha detto che c'era l'elemento materiale del reato nelle denunce che ho fatto al governatore della Banca d'Italia, quando mi dice questo, io pretendo dal procuratore della Repubblica un avviso di garanzia notificato al governatore della Banca d'Italia,
perché l'elemento materiale reato non l'abbiamo dimostrato. E con quello che ha detto adesso la Banca d'Italia quando dice? Prima ha detto io non sono proprietario. Benissimo. Allora se tu non sei proprietario, perché mi prendi gli interessi e presti denaro? Prestare denaro è una qualità del proprietario, tu non lo puoi fare. Allora quello ha detto no, io sono proprietario. Se sei proprietario, quello che è scritto in bilancio è falso. Che allora non è vero che tu sei il debitore della moneta, sei il proprietario della moneta. Perché dici che l'atto dell'emissione della moneta è il debito della Banca d'Italia? Questo si chiama falso in bilancio. E allora noi abbiamo ormai ridotto all'osso il problema. E quando si riduce all'essenziale si capisce che noi stiamo vivendo tempi di usurocrazia. Noi vogliamo cambiare la grande pagina di storia. Noi non vogliamo fare l'alternativa di governo, l'alternativa politica perché è troppo poco. Noi abbiamo bisogno di un'alternativa storica. Come la rivoluzione francese ha sostituito alla moneta proprietà la moneta debito, noi vogliamo sostituire la moneta debito alla moneta proprietà. Cioè vogliamo fare una nuova moneta che ha le qualità positive dell'oro e non quelle negative. Le qualità positive della moneta nominale e non quelle negative. La qualità positiva dell'oro è che il portatore è il proprietario. La qualità negativa è che è troppo raro. La qualità positiva della carta è che non pone problemi di rarità. La qualità negativa che è moneta debito. Noi vogliamo la moneta nominale di proprietà dei cittadini. E di fronte a questo le banche si dovranno piegare, perché c'è un vecchio detto che dice che si può prendere in giro tutto il mondo per una parte del tempo o una parte del mondo per tutto il tempo, ma non si può prendere in giro tutto il mondo per tutto il tempo. La globalizzazione che vogliono fare questi tromboni della politica pretende di prendere in giro tutto il mondo per tutto il tempo e noi non ci stiamo. Bene, procediamo. Signori, noi, si fa per dire, togliamo il disturbo e ci vediamo fra una settimana. Cordialmente, buonasera. Siamo per la proprietà popolare della moneta. Oggi la moneta nasce di proprietà della banca che la emette prestandola ai cittadini. Noi vogliamo che nasca di proprietà dei cittadini e che sia accreditata ad ognuno come reddito di cittadinanza.